Salve a tutti e benvenuti a questo confronto tra LED. Nei video in cui ho curato l'illuminazione interna dei miei veicoli, infatti, avrete sicuramente notato come non ho mai utilizzato soluzioni LED commerciali, ma abbia sempre utilizzato delle strisce LED, da me saldate e collegate. Questo perché, oltre a essere più semplici da posizionare e da gestire, mi permettevano piena libertà nella scelta dei LED da utilizzare, sia come temperatura colore che come efficienza energetica. Quindi eccoci qui a questa comparativa tra i vari tipi di LED che possiamo utilizzare per l'illuminazione interna della nostra vettura. Il primo test, però, non sarà con dei LED, ma con una lampadina alogena da usare come punto di riferimento. Questo tipo di lampadina, una W5W, senza troppe sorprese, consuma 5 watt a 13,8 volt e presenta un'emissione luminosa di circa 70-75 lumen, per un'efficienza energetica di circa 15 lumen emessi per ogni watt consumato. Per via della caratteristica del filamento di emettere luce a 360 gradi, il fascio luminoso sarà molto omogeneo anche sui bordi e sul retro. Un'ottima cosa per diffondere meglio la luce, ma pessima in termini di efficienza, visto che una buona parte della luce emessa verrà sprecata illuminando parti che non ci interessano. Il primo dispositivo LED in test, invece, è ovviamente una lampadina commerciale di media qualità. Questa lampadina è realizzata con dei LED SMD 5050 triplo chip, molto in voga qualche anno fa e ancora venduti sui prodotti più economici. In questo caso sono in tonalità bianco freddo, molto tendente all'azzurrino, come sulla maggior parte delle lampadine commerciali. Collegata all'alimentatore impostato alla stessa tensione che abbiamo in auto a motore acceso, possiamo subito vedere l'assorbimento di corrente reale, che moltiplicato per la tensione di funzionamento ci permette di ottenere il consumo in watt della lampadina. In questo caso i 6 LED della lampadina consumano un totale di 0,966 watt, che rapportati all'efficienza energetica dei LED 50-50, circa 75 lumen per ogni watt consumato, ci portano ad avere un'illuminazione di 73 lumen, praticamente pari all'emissione luminosa di una lampadina alogena da 5 watt, ma con tutta la luce concentrata anteriormente, senza che venga dispersa. Idealmente una lampadina come questa, se usata in una plafoniera o in un punto luce, ci offre un'illuminazione pari a quella di una lampadina alogena da circa 7,5 watt, con un risparmio di corrente notevole. Passando a una striscia LED 50-50 composta da 3 LED invece che 6, quindi ci si aspetterebbe un consumo di circa la metà e circa metà della luminosità emessa. Eppure, forse a causa del collegamento dei LED, nella striscia otteniamo un assorbimento di 0,7 watt, che portano questa striscia di 3 LED a emettere ben 52 lumen, vale a dire il 50% in più di luminosità rispetto alla lampadina commerciale, a parità di LED utilizzati. Anche in questo caso il flusso luminoso è molto direzionale, nonostante i lumen in meno possiamo quasi arrivare ad avere la stessa luminosità di una lampadina alogena da 5 watt, mentre con due strisce possiamo iniziare a ottenere un'illuminazione simile a una alogena da 10 watt, consumando solo il 14% della corrente che avrebbe consumato la alogena. I LED che utilizzo io e che vi consiglio anche nel caso in cui vogliate acquistare un pannello LED già fatto o una lampadina LED, e il cui link per l'acquisto vi metterò come al solito nella descrizione del video, sono LED SMD 5630. Questo nuovo tipo di LED offre un chip rettangolare ad alta efficienza ed elevata potenza, ha un costo elevato rispetto ai vecchi LED 50-50, ma pur sempre molto economico. Collegata alla striscia di 3 LED all'alimentatore, infatti, possiamo vedere subito una luminosità elevata rispetto agli altri LED, ma soprattutto un assorbimento di 0,09 A a 13,7 V, pari quindi a un consumo di 1,24 watt che avremo all'interno della nostra vettura con il motore acceso. Questi LED, quindi, grazie anche a una notevole efficienza di circa 90 lumen per watt, sono in grado di emettere un flusso luminoso di 112 lumen, poco più di quello di una doppia striscia di LED 50-50, consumando allo stesso tempo un terzo di corrente in meno. Sicuramente adesso avrete capito come mai sono i LED che consiglio per ogni mia installazione. Ovviamente in commercio, e troverete anche di questi link in descrizione, esistono lampadine e pannelli LED già fatti e pronti da installare sulle vetture. In questo caso, a caro prezzo e con una limitata scelta, si può beneficiare dei migliori LED sul mercato mantenendo allo stesso tempo la comodità di installazione dei prodotti commerciali. Per l'illuminazione interna, questa tipologia di LED è sicuramente il prodotto che più vi consiglio. Ma se volessimo qualcosa di più colorato? Al momento l'unica alternativa sono i LED RGB, sempre in formato 50-50 e con la medesima efficienza energetica, ma con la possibilità di ottenere qualsiasi colore in formato RGB. Sia a striscia che a lampadina, questi LED presentano le medesime caratteristiche e sono più adatti per dare un tocco di colore che per illuminare veramente. Inoltre, a causa delle diverse efficienze dei LED in base al colore, otteniamo dei colori poco precisi, un bianco molto azzurrino e un'illuminazione che varia molto in base al colore che abbiamo scelto. Dalle prove che ho fatto, uno spezzone di 3 LED 50-50 consuma, nella colorazione verde, un quarto di watt per un totale di 20 lumen emessi. Nella più ardita colorazione rossa invece otteniamo circa 10 lumen, mentre nella colorazione blu, che dal video sembra quasi bianca,
bianco otteniamo poco più di 20 lumen. Ovviamente esiste la possibilità di accendere contemporaneamente i tre LED per ottenere il colore bianco e la massima luminosità. In questo caso arriviamo agli stessi identici valori della striscia di LED 50-50 e quindi ai soliti 50 lumen. Ovviamente, non essendoci alternative, è la scelta migliore per chi vuole qualcosa di molto colorato e se utilizzata in colore bianco ha comunque delle buone performance, ma è una soluzione che riserva e consiglio soltanto a chi cerca un certo tono di colore, degli effetti particolari o comunque una qualcosa che sia più estetica che funzionalità. Quindi, in conclusione, quali LED dovreste acquistare per ottenere la migliore illuminazione e la migliore efficienza energetica nell'illuminazione interna della vostra vettura? Gli SMD 5630 senza ombra di dubbio. Costano poco di più, sono molto più efficienti e la tonalità della luce è più precisa. Inoltre si possono trovare sia in strisce di LED a prezzi bassissimi, sia in pannelli o lampadine già assemblate e pronte per il collegamento. Consiglierei LED SMD 5050 solo a chi preferisce spendere qualcosa in meno e non cerca un'illuminazione particolarmente accentuata, in sostanza a chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo. O anche a chi cerca una lampadina specifica, visto che questi sono i LED più diffusi ed è più facile trovarli installati anche in prodotti molto economici e molto particolari. Al contrario dei 5630, che al momento sono una cosa un po' più particolare e un po' più specifica. E infine i LED RGB a chi proprio non può fare a meno di personalizzare in tutto e per tutto l'illuminazione, con l'aggiunta di un tocco di colore per fare atmosfera. E con questo la mia spiegazione sulle varie tipologie di LED che si possono usare per illuminare l'interno della nostra vettura si conclude. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciare un mi piace, se anche te sei un amante dei LED lasciami pure un commento e guarda il link in descrizione al video dove troverai tutte le installazioni di LED che ho effettuato sulle mie vetture, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sulla pubblicazione dei miei prossimi video. Ciao a tutti!